Ci sono arrivato finalmente, pieno di bestie. Ogni due passi ti arrivano addosso, ti arrivano. Ah, sono riuscito. Ho fatto un po' di una farmatina, ho fatto. Va bene, signora Kim. Oliva. Nani? Oliva wa sa, nande tabi o shiteru no? Jabo o taosu nante, futsu no ko wa kangae nai yo. So da ne. Kaasan o tasuketai nda. Okaasan. うん。僕を助けようとして死んじゃったんだ。でも雫がその原因はこっちの世界にあるって。じゃあ、お母さんを助けるための旅なんだ。そうだね。素敵だね。え？誰かのために一生懸命頑張るって素敵なことじゃない？私だってオリバーみたいに素敵な旅ができるといいな。あ、ごめん。なんかそっちは大変なのにね。いいんだ。でもジャボーは手強いよ。あいつは人の心を奪って自分に歯向かう者を抜け殻人にしている。誰もあいつに逆らえない。誰もあいつには勝てない。知ってる。でも僕は絶対に倒す。でしょ？あ、うん。でも不思議。全然強そうじゃないのに、私、オリバーならできそうな気がする。なんでかな？マル。さあ、そろそろ休もっか。Tempo di far le nanne. Ah, buongiorno. Saggi numi. Ho la sensazione che sia uguale a me. Proprio queste particolari anime affini. Sono diverse ma sono pure uguali. Non vedi quanto so profondo. Au. Siamo pronti per queste prove? Dai, let's go. Vediamo. Innocente bontà qua della famiglia del la figlia del grande saggio, il mio alter ego. Fissimo. Poi quando ho un po' di tempo me le leggo, sono un po' curioso di vedere queste mini racconti, storie. Ma se io giro intorno qua, c'era qualche oggetto nascosto? Se io faccio così. Dai, no, non. Parte che lo nasconde la mappa, no. Adesso non mi vedete la webcam perché non ce l'ho, però sto facendo una faccia verso lo schermo. Frammento di ossidiana dietro il campetto. Ma guarda te, io non posso neanche stare tranquillo un attimo qua. Che nascondono robe ovunque. Vabbè, è un frammentino, penso. Non so adesso quanto. Frammento di ossidiana penso sia molto forte. Vabbè, non posso neanche stare tranquillo. Almeno nel dungeon qua sono sicuro che non c'è. Almeno quello. Prova vi attende, eh. Deve superare le prove. Allora anche Alice affronta queste prove. Oliva. Prendete un saggio che deve pure essere puro di cuore, sveglio di intelletto. Deve mostrare conoscere perfettamente sia i cattivi sia i famigli. Il tempio mette a prova e sviluppa tutte queste caratteristiche. Se fallissimo le prove vorrebbe dire che non abbiamo speranza di battere Shadow, vero? Sì, ma nemmeno i doni che riceverete se supererete l'esame vi garantiranno la vittoria. Per sconfiggere il genio nero avrete bisogno di un potere ben più grande.
riempirla con le tue mani. Va bene. Oddio, è un mostro. Quello del simbolo del teletrasporto, finalmente, oh. この方が仙人様か。あの、仙人様、私たち試練を受けに来ました。Ma sta dormendo. ほら、仙人様じゃないですよ。え?バカ者。仙人はわしじゃ。そっちは弟子の上主じゃ。ノムツン。 Oh my god! Ammazza che granchio che abbiamo preso. Del cimento, dove i maghi si mettono alla prova. Adorabile. Bleh! Capisco. Aprire la porta. Solo con le tele se vedevi sua immensità. Se tu Rakim, saggi nome, accidenti, quanto sei invecchiato. Salomon. Vuol dire che tu sei Sime, presente mia figlia. Qualche volta che tu abbia una figlia. Come è capitato? Eri così timido e impacciato. Oh, non voglio saperlo, sono affari tuoi. Ragazzi, Oliver e Esther vorrei che ti permettessi loro di sostenere le prove. Davvero, se mi era qua, devi essere davvero convinto che sono bravi. Oppure l'età del sole del deserto ti hanno fatto male. Siete principianti, vero? Io devo sconfiggere Shaddar. Cosa tu? Ti rendi conto della clamorosa solidità di quello che stai dicendo? Sì, sua immensità. Io sarò al suo fianco, lui mi ha aiutato, io voglio rendergli il favore. Sì, va bene. Queste prove sono molto impegnative, perché le ho stabilite io. Va bene, dai, fammi fare queste prove. Fammi fare queste prove, ok? C'ha ragione, visto che ti ha aiutato, è il minimo che puoi fare state qua buono buono finché quei due non avranno finite prove. Beh, sto diventando romano, gente. Veramente. Sto migliorando il mio romano, eh. Perché tanto fritto una casa? No, non deve aiutarci, giustamente. Le babbane, eh. Dai, iniziamo, dai. Allora, cosa devo fare? Grattarmi? Intanto, allora, c'è una cesta in sto posto? Salviamo. Tre prove. Intelligenza, seconda amicizia. La prova di forza, quella è la prova finale. Potete trionfare nelle due versioni precedenti. Le prime due prove si trovano nella sala delle prove. Una alla fine del corridoio di destra e una alla fine del sinistra. Avete spiegazioni sulle prove? Chiedete ai Vigilax nelle sale delle prove. Va bene, vediamo queste prove cosa sono. Vediamo cosa dobbiamo fare. Questa è di intelligenza? Però no, questa è prova d'amicizia. Mannaggia. Oddio. Non mi piace, non mi piace. Questo è un Vigilax. Non mi ricordo io. Che devo fare? L'uno degli altri che avanza come se fosse un corpo solo pensare. Salite su interruttore luminoso. Ah, beh. Vabbè, se facci. Se facile, guarda. Ho il. What? Se facile, oddio, non è tanto facile, eh. Dio santo.
No, no, non vuoi abbandonare. Dai, levati, piccione. Ok. Interessante. Sapevo io. Sapevo due test per una. Due test per una fa una. Questo è più difficile. Cosa scende? Si sale? Oddio. Oddio. Dove sono? Aiuto. Aiuto. Ok, caspita, è difficile, mannaggia. Non sembra fa, cioè sembra una cagata, però se dobbiamo usare due controller e poi invertirli. Guarda te, cosa mi tocca fare. Allora, devo concentrarmi un attimo. Questo è tosta, eh. Questo è tosta, sinceramente. Ok, adesso mi concentro, smetto di fare lo scemo. In realtà è facile, perché basterebbe fare uno alla volta. Tanto il tempo le ho, no? Basta fare così, basterebbe. Ma io voglio complicarmi la vita, voglio farlo contemporaneamente. Oddio, stavo sbagliando. Io voglio complicarmi la vita e farlo insieme. Più o meno. Farlo contemporaneamente è difficile, però se lo fai una alla volta, vabbè, ci si fa. Emblema dell'amicizia. Dai, prova di intelligenza, mi piace, vediamo che prova di intelligenza è. Intelligenza, vediamo. Il ragionamento è che ha preso questi enigmi, mi piacciono gli enigmi nei giochi. Allora. Che devo fare? Dai, lo so io. Una fregatura, insomma, uno spazio vuoto, vede. È un inganno, perché penso la creatura dice vede uno spazio vuoto perché c'è il drago che sta guardando la spada, l'uccello guarda lo scudo, ma la belva guardando non vede, boh, vede uno spazio vuoto. Boh. Un po' inganno, eh? Questo inganno da Catrek. Suggerimento: quando quelli che stanno sopra saranno una cosa sola, ciò che sta sotto il cancello si aprirà. Quelli sopra saranno una cosa sola con quelli sotto. Si complica questo. Combacia, ok. Questo non combacia, questo. Combaccia. Questo è un po' tosto. Eccolo qua.
Forse questo è più intuitivo che quell'altro, eh. Terza prova? Ah, è lunghetto, eh. Vediamo, suggerimento. Il cielo siede su una stella. Legato al drago e alla luna. Una stella. La belva collega il guerriero. Allora, l'uccello siede su una stella, ok. Legato al dragone e alla luna. La luna e la stella. La luna e la stella, eccola qua. Questa è da tosta, eh. Il cielo sta sulla stella che è rivolta sulla luna a sinistra e in alto è collegato al drago. Invece la belva è quella che collega stella e luna. Ma di fianco uno dei due delle lune è il guerriero. Eh sì, questa è tosta. Dai, l'ultimo di forza sarà un combattimento per forza. Dai. Lo è. Il combattimento contro qualcuno. Vi farà pezzi. Come vi ricordate l'arredamento, provate un posizione speciale dove potete affrontarvi, pestarvi comodamente. Salvo, non si sa mai. Questo gioco, se non salvi, poi dopo vai a finire da un'altra parte. Buona fortuna. L'arena di Pandora. Qui è l'ultimo scelto. Nanya, macchina, eh? Oddio, è grosso, eh. Minchia, di forza. Quadrimon, che è un Digimon. Quadrimon, Dio santo, gigantesco come boss. Sembra di fuoco, eh. Infatti subisce. Preso in pieno. Preso in pieno. Thank you.
attacchi frontalmente. L'altra si è preso il colpo in pieno, basta che non ci crepa. Ah, si è curata. No. No, ho premuto. Preso in pieno. Preso in pieno. Quadrimon! Oh. Tosto, eh? Nostra amica è andata a est, è andata giù. Tutti con livello, azz! 8 di vita, mamma mia come scala, quanta vita scala Oliver. Pepe, Pepe ha imparato il rotto colpo. Oliver, ce l'abbiamo fatta, yes. Magiponte, su questa scala più grandi. Rende vivi gli spezzenuvole volate nei cieli. Ah. Tutti i trucchi per domarli. Serenate. Che non è possibile fare senza un particolare strumento. Allora vuol dire, questa roba per me Oliver. Sarà meglio che ve lo dia prima di continuare. Nun sum. Ah, per Esther. Aidas. Uketoru ga ii. Kore ga seirei no harpu ja. Ua, kirei. Che molto la posa per domare le creature che puoi fare diventare tuoi famigli le creature. Scegli la bestia che vuoi. Non ti attaccherà un fifone che non sia altro. Non faccio domare. Restare talmente preso dalle tue capacità di invaghirsi quando attacchi una creatura. Sulla testa della belva, quando gli dai troppe... Insomma, quando gli diamo troppe botte in testa, no? E si innamorano.
Diventerà una tua famiglia? Ah, ok. Stupido este. Dovrà il mio pappagallo. Non ce può dare tutto sto tirchiaccio. Buhehehe. Ludi spirito, il nome potrà anche sembrare stupido, ma questo deve essere a volte spaventa persino. Non discute perché è in grado di imparare delle abilità molto interessanti. Scegli questa pistola, gli altri non servono a niente. Wehe, questa creatura è un Aiaide, però così. A te che visione non sono il suo forma, ma se la cava bene con quell'immagine. Ottimo guardatino, qua è una creatura molto utile. Una curatrice, un picchiatore e... Papparaparapeppe, un flau. Difesa e attacchi magici. Inoltre può donare i nemici, insomma sa fare un po' di tutto. Più scegli questo e gli altri non servono a niente. Oddio, uno difesa e magico, ce l'ho già. Mi manca un picchiatore, mi manca. Manca danno, io prendo danno. Il guaritore ce l'ho più o meno. Posso. Ce l'ho. Queste sono mie amiche, perciò ho detto che non dovrei reagire quando le colpisce. Attacca! No. Questo voglio colpire io. Lo ammazzo questo. Quando sconfiggi battaglia, vedi quei cuori rosa? Vuol dire che la puoi domare. Puoi usare il controllo. Scapperà se non facevo in tempo. Ludro, ludro spirito. Ludro. Dà anche esperienza, eh? Domale. Allora, io ho dato Gricia. Gli ho dato nome Pepe. Gricia, un altro piatto romano. Ma è maschio. Pecorino, vediamo, togliamo. Buttiamo Pecorino. Perché sto scrivendo col controllo quando c'ho... Caspita, ormai esce tutto in grande. Pecorino. Solo è in grado di suonare per domarla. Forte Esther, eh. Se abbiamo troppi famigli, che succede? Guardate qua. È responsabile della tana dei famiglie. Ah, la tana dei famiglie. Prende famiglie quale non hai bisogno. Sei cura di loro, li terrà sicura nella tana. Neanche nei luoghi pericolosi, deve aver già visto qualcuno in posto in questo stato. Aspetta, guarda, pare che tu sia pronto per la metamorfosi. What? Oddio, metamorfosi. Metamorfosi, fighissimo. Metamorfosi, bellissimo. Si evolvono, mamma mia.